I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, hanno una TIC 1000 e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio, CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il terzo appuntamento che abbiamo con Nicola Para. Questa sera parleremo di correlazioni. Prima di entrare nel vivo del webinar, come sempre, una brevissima presentazione del broker che rappresento, TIC 1000, un broker FCA UK, quindi fondi segregati separati della società, assicurati fino a 85.000 sterline, broker non dealing desk, quindi il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza alcun intervento manuale. Abbiamo una velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,15 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote, non ci sono limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei broker dei server, scusate, di TIC 1000 sparsi per il globo. Quelli più importanti, Londra, North Virginia e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. Potete comparare in qualsiasi momento dal sito esterno di MyFXBook gli spread, le commissioni di TIC 1000 con gli altri competitor per vedere appunto, e noterete co come quasi per la maggior parte degli strumenti TIC 1000 abbia poi gli spread e le commissioni più basse rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila TIC 1000 è stato premiato come miglior broker per esecuzione. Nel 2018 questo signore che stringe il premio è il nostro amministratore delegato Duncan Anderson, e nel 2019 sempre come miglior broker per esecuzione ordini. Nel 2019, sempre nei primi 9 mesi, TIC 1000 ha superato già tutti i record dal punto di vista delle metriche finanziarie rispetto al 2018 e ha superato il trilione di volumi di trading appunto nei primi 9 mesi. Allora, io ho finito con la presentazione del broker e adesso Nicola, io ti passo il monitor, quindi devo soltanto un attimo, passarti il monitor, ok. Vedi se ti arriva adesso il. Ti ho inviato il Sì, qua. messaggio. Ok, perfetto, ottimo. Dovresti Assolutamente vedere sì. adesso il monitor di Nicola Para. Io lo vedo, ok. Ok, perfetto. E, grazie Giuseppe, grazie a TIC 1000 per aver organizzato questo webinar e avermi invitato. È sempre un piacere. Allora, questa sera parliamo di correlazioni e di come queste ultime si sono evolute nel tempo. E prima di iniziare, volevo invitare tutti gli ascoltatori a scriverci quali sono i loro strumenti preferiti, quelli su cui operano di più, su cui tradano di più o che seguono di più, perché il prossimo ed ultimo appuntamento con TICMIL di questa serie di webinar sarà lunedì 9 dicembre alle 11 di mattino, quindi a mercati aperti. Poi ovviamente se state lavorando non potete seguire, c'è sempre la registrazione, e sarà alle 11 a mercati aperti e sarà un'intera ora di trading live. Visto che non è sempre semplice trovare occasioni di trading in una sola ora di tempo, quello che vorrei fare è massimizzare, o meglio, aumentare il numero degli strumenti per massimizzare le probabilità appunto di trade. Io mi metterò già prima a mercato e magari alle 11 quando partiamo ci sarà già qualcosa
in corso d'opera, qualcosa che ho chiuso, eccetera. Però vorrei insomma aumentare il più possibile il numero degli strumenti che seguirò, così da magari trovare insomma un qualche segnale di trading long, short, eccetera, anche se fosse su un terzo degli strumenti che seguo. Se me ne apro 12, riesco perlomeno a fare 4 trade in diretta durante quell'ora. Quindi scriveteci in chat, poi noi raccoglieremo le vostre preferenze e appunto gli strumenti che preferite che verranno insomma utilizzati nella sessione di Trading Live di lunedì 9 dicembre alle ore 11. E detto questo, passo direttamente al tema di questo webinar. Come sempre, poi lasceremo spazio alle vostre domande, scrivetele in chat se volete. Tema di questo webinar che tratta appunto le correlazioni. Correlazioni che fra strumenti finanziari funzionavano molto molto bene, molto molto meglio nel vecchio millennio e negli ultimi anni, dal nuovo millennio in poi, ma soprattutto negli ultimi anni, insomma, hanno diminuito la loro efficacia. Quindi gli strumenti che avevano un'alta correlazione in una scala da 0 a 1 potevano arrivare a 0,8-0,9, che è semplicemente un valore numerico di misurazione della correlazione, magari oggi sono passate a 0,6-0,5, quindi sono diminuite. Questo perché per tanti motivi, i mercati si sono ovviamente evoluti, ma anche e soprattutto, ed è questo il focus di questo webinar, anche e soprattutto per l'effetto delle politiche delle varie banche centrali. Le banche centrali, non dimentichiamoci, sono l'operatore, se mi passate il termine, sui mercati finanziari più forte di tutti. Perché più forte di tutti? Perché è l'unico in assoluto ad avere liquidità illimitata. Le banche centrali possono stampare moneta quanto gli pare e quindi hanno disponibilità liquida illimitata e sono l'unico soggetto che ha questa facoltà, che ha questa caratteristica. E chiaramente se intervengono in qualche modo su qualche strumento dei mercati finanziari che anche noi tradiamo, chiaramente si trasformano nell'operatore, nel trader, tra virgolette, più forte in assoluto, che ha chiaramente un'incisività maggiore sul movimento di quello stesso strumento. Detto questo, parliamo di quelli che sono i due strumenti che, nonostante tutto, ancora oggi hanno una correlazione, l'uno positiva, diretta, con l'andamento dei mercati finanziari, e per mercati finanziari intendo l'equity, il cash, ok? Quindi le azioni, l'azionario globale, mondiale. Quindi lo strumento che ha ancora la correlazione diretta positiva maggiore, quindi lui sale e questi strumenti, o meglio, l'azionario globale sale, e poi invece lo strumento che ha la correlazione inversa, quindi contraria, è più forte, quindi lui sale, i mercati azionari scendono e viceversa. Allora, partendo dal primo, lo strumento in assoluto più correlato con i mercati finanziari è il dollaro yen. È questo signore qua, e lo vado ad aprire sul mio grafico daily. Il dollaro yen è in assoluto considerato il termometro dei mercati finanziari e ha una correlazione diretta con l'andamento dell'azionario mondiale, globale. Questo per due motivazioni, per il dollaro e per lo yen. Abbiamo appunto due monete, due valute in questo cambio, una al numeratore e una al denominatore, e hanno sostanzialmente entrambe lo stesso effetto, lo stesso apporto che fa sì che il cambio stesso diventi positivamente correlato con i mercati globali. Allora, innanzitutto il dollaro, i mercati lo sappiamo, sono dollarocentrici. Questo perché innanzitutto gli Stati Uniti sono il mercato finanziario mondiale più trattato, più scambiato, più capitalizzato. Il mondo compra se stesso e compra America. Banalmente, se noi diamo i nostri risparmi e affidiamo i nostri risparmi al gestore della nostra banca, eccetera, sicuramente andrà a comprare delle quote di fondi piuttosto che altri strumenti finanziari che investono in sicuramente azionario e obbligazionario europeo senza rischio cambio, e poi se guarda a
altre aree geografiche, sicuramente guarderà agli Stati Uniti in primis. Ma come quando, voglio dire, noi che siamo trader, che magari facciamo dell'operatività intraday, andiamo magari a seguire gli strumenti tipici del mercato europeo e gli americani. Poi ci sarà il cinese che guardi i propri indici, le proprie azioni e quelli americani. Il giapponese farà la stessa cosa, eccetera, eccetera. Ci sono anche tanti investimenti che vengono fatti sugli obbligazionari periferici. Insomma, adesso non voglio allungare tanto questa parentesi. Quindi, i mercati dollaro-centrici, i mercati mondiali, globali, l'azionario globale sale, il dollaro sale e sale il dollaro-yen, perché il dollaro lo troviamo in questo cambio al numeratore. Altro motivo per cui il dollaro-yen è correlato positivamente con l'andamento dei mercati mondiali e invece l'effetto dello yen come bene rifugio. Al contrario del dollaro, lo yen viene utilizzato come bene rifugio, quindi lo si compra quando si sente un pochettino odore di bruciato sui mercati finanziari e i mercati scendono, i mercati globali scendono, c'è paura, c'è tensione, si vanno a comprare gli yen come bene rifugio. Quindi se quando i mercati scendono si comprano yen, chiaramente il valore dello yen sale e se il valore dello yen sale, trovandosi al denominatore di questo cambio, fa salire il dollaro yen. Scusate, fa scendere il dollaro yen, pardon, fa scendere il dollaro yen perché si trova al denominatore, quindi l'effetto è contrario. Se lo yen sale, il dollaro yen scende e viceversa. Quindi anche qui un effetto positivo con i mercati. Abbiamo detto che, per esempio, i mercati scendono, si comprano yen, lo yen salirà di valore, il dollaro yen scenderà e quindi il dollaro yen scende insieme ai mercati. Da qua, quindi, questo doppio effetto che fa sì che il dollaro yen e i mercati, diciamo, azionari globali abbiano una correlazione diretta positiva, cioè salgono insieme oppure scendono insieme. Vi faccio vedere subito un esempio sul dollaro yen e per esempio prendo il DAX. Perché ovviamente voi potreste chiedermi, sì, ma Nicola, che cosa ce ne frega che salgono insieme o che scendono insieme se magari non c'è l'uno che anticipa l'altro o viceversa, no? È una correlazione fine a se stessa. La risposta che posso darvi in termini operativi, potete sfruttare questa cosa in termini operativi, in che modo? Sapendo che se c'è uno dei due che anticipa, per esempio, adesso io prendo il DAX come rappresentante dell'azionario tedesco, ok? Quindi uno a caso fra tanti. Se c'è uno che si muove per primo, quello è il dollaro yen. Quindi se qualcuno anticipa, è il dollaro yen ad anticipare. Adesso vado indietro nel tempo perché mi sono preso un esempio di dunque del 2018 che era carino da mostrare, ve lo faccio subito vedere. Eccolo qua. Allora, qui abbiamo il DAX in questo caso che segna un minimo in questa giornata qua, è il 26 marzo del 2018, dal quale parte un trend rialzista ben definito che termina il 22 maggio. Andiamo a cercare la stessa cosa sul dollaro yen. Eccoci qua. Facciamo uno zoom anche qui perché ci aiuta sicuramente. Stesso trend. Allora, come vedete, prima scendevano più o meno insieme. Adesso io vado sul 26 di marzo. Eccolo qua, che anche il dollaro yen, come il DAX, ha fatto un minimo al 26 di marzo ed è partito poi questo trend long ed è finito il trend long del dollaro yen un giorno prima. Quindi il massimo dollaro yen l'ho fatto segnare il 25 di maggio, quando il DAX invece l'ha fatto il 22 di maggio. Sono partiti insieme lo stesso giorno, adesso io sono per semplicità sul grafico daily, sono partiti insieme, ma attenzione che il dollaro yen si è fermato un giorno prima. E tra l'altro si è fermato un giorno prima con questa candela che, insomma, assomiglia molto alle più classiche delle candele di inversioni da pattern classici di price action, dove genera un nuovo massimo e viene
in buona parte riassorbito il 21 di maggio e il trend long è finito. Da qua in poi ci sarà questa discesa comune, come vedete, DAX e dollaro yen. Bene, quindi vi ho fatto vedere un esempio di correlazione positiva fra dollaro yen e uno a caso degli indici rappresentativi dell'equity, dell'azionario. Vi ho fatto anche vedere come se il DAX ha generato un massimo il 22 di maggio, il dollaro yen lo ha fatto il 21 maggio. Chiaramente, se ci sono domande, Giuseppe, interrompimi pure, altrimenti io vado avanti con il prossimo strumento. Sì, c'è qualche domanda. Giovanni, ad esempio, ti chiede, quindi lo yen è un bene rifugio più del gold? E poi Mattia ti chiede se analizzerai anche le correlazioni dirette e inverse sul gold. Esempio, lo yen, il franco e il CAD. Ok, se facciamo in tempo volentieri, tra l'altro guarda, l'oro è qua, scusalo, il CAD è qua, dollaro, dollaro canadese, e qui c'è l'oro. Allora, parto dall'oro, la prima domanda è sull'oro, perché il prossimo strumento di cui avrei parlato, è il gold è un bene rifugio. Il gold è il bene rifugio per eccellenza, per rispondere alla domanda dell'ascoltatore. E ha una caratteristica però particolare il gold, quindi bene rifugio per eccellenza, correlazione inversa con i mercati finanziari. Se l'oro scende, i mercati azionari globali salgono e viceversa. Attenzione però che sull'oro bisogna fare un appunto. Allora, innanzitutto perché è un bene rifugio? Perché l'oro mantiene il suo valore nel tempo. L'oro contrasta, a differenza della banconota da 10 euro che noi abbiamo in tasca. L'oro contrasta l'effetto dell'inflazione, cioè quella cosa che fa perdere potere d'acquisto alla nostra banconota da 10 euro. Quindi io oggi con una banconota da 10 euro ci compro determinate cose, fra 100 anni quelle cose lì non ce le compro più, mi servono molti più euro. Infatti, faccio un esempio molto semplice, questo non succede all'oro, questo non succede all'oro, faccio un esempio molto semplice. Con la stessa quantità di lingotti d'oro con cui 100 anni fa si comprava un'automobile, adesso 100 anni fa non proprio, perché poi c'è stato il periodo della prima guerra mondiale che ha creato un po' di scompenso nei classici indicatori economici, inflazione e quant'altro. Però la stessa quantità di oro, di lingotti d'oro con cui circa 100 anni fa si comprava un'automobile, oggi con quegli stessi lingotti d'oro ci si compra un'automobile. L'oro ha mantenuto il suo valore nel tempo e non ha perso valore nonostante siano passati 100 anni. Ma se voi invece prendete le stesse banconote di 100 anni fa, qualunque sia la moneta di 100 anni fa, con cui voi compravate un'automobile, quelle stesse banconote ritrasformate, riconvertite in euro oggi non valgono assolutamente nulla. Si sono polverizzate nel loro valore dopo 100 anni di inflazione e oggi non ci comprate nemmeno la carta di una caramella. Ma basta pensare che mio nonno, il primo stipendio che prese da ragazzino era di 50-100 lire, ok? Qualcosa del genere. Stiamo parlando di una cifra che quella volta era uno stipendio, oggi che cos'è? Assolutamente niente, non ci compri nemmeno una caramella. O forse sì, un paio di caramelle. E quindi questo non succede all'oro. Quindi, innanzitutto, ho spiegato perché l'oro è un bene rifugio, mantiene il suo valore nel tempo, è il migliore probabilmente investimento da sempre e probabilmente sempre lo sarà, perché contrasta appunto l'effetto inflazione. Ma questo fa sì che la correlazione inversa con l'andamento dei mercati sia molto più forte quando i mercati scendono, quando c'è panico, quando c'è paura e si corre a comprare oro, che non quando i mercati salgono e l'oro dovrebbe scendere, però non scende più di tanto, quindi la correlazione un po' si perde. Quindi la correlazione è molto più forte, la correlazione inversa, quando i mercati scendono e l'oro sale, che non al contrario, quando i mercati salgono e l'oro dovrebbe scendere, perché l'oro tende comunque a salire proprio perché deve mantenere il suo valore nel tempo. Stiamo facendo chiaramente un ragionamento di lungo periodo e non sul grafico a 5 minuti della giornata di oggi o ieri, ok? Per capire anche l'orizzonte temporale di interesse su cui stiamo ragionando.
Perché appunto dicevo, l'oro deve comunque aumentare il suo valore nel tempo, contrastare l'effetto inflazione, che poi è a livello globale, per carità, ancora un pochettino c'è ancora, però negli ultimi anni lo sappiamo, si è molto molto attenuata, è diventata molto bassa. Siamo stati anche in deflazione con il periodo di crisi di 10 anni fa. E quindi questo, ecco, per sottolinearvi come possiamo vedere, e non dovete stupirvi, possiamo vedere i mercati che salgono con l'oro che sale, ma anche semplicemente perché i grandi fondi, le grandi maniforti, gli istituzionali continuano a mantenere le loro posizioni long sull'equity globale, però al tempo stesso cominciano a comprarsi un pochettino, no? Con la liquidità che hanno o con la nuova raccolta che arriva, cominciano a comprarsi anche un po' di assicurazione, e l'assicurazione in questo caso è rappresentata da acquisti in oro. È una cosa che sicuramente fanno. Invece, al contrario, quando i mercati scendono, chiaramente sparisce la liquidità dall'equity mondiale, sparisce la liquidità dall'azionario. E quindi ovviamente per correlazione inversa, ma anche perché non si sa dove mettere la liquidità, quindi ci sono dei travasi di liquidità come se fosse un po' per il principio di Archimede, no? Dei vasi comunicanti con del liquido e tutto passa da una parte all'altra se questi sono comunicanti, no? E quindi si travasa verso l'oro se diminuisce da una parte, da un'altra parte, per esempio sull'equity. Detto questo, prima di arrivare anche al CAD, oddio, possiamo anche farlo il CAD velocemente, visto che ce l'ha chiesto il nostro ascoltatore, perché il dollaro canadese, quindi questo cambio qua, anzi lo metto già con lo strumento con il quale è più correlato in assoluto, e l'ho preparato qui, il WTI, ha una correlazione con il crude oil molto forte, perché per un motivo molto semplice. Allora, il più grande produttore, oddio, forse non il più grande produttore, ma uno dei più grandi produttori di WTI è sicuramente il Canada, che ha un'economia molto fortemente basata sulla produzione di petrolio e la vendita, chiaramente, di estrazione e estrazione e vendita di petrolio. Quindi c'è una correlazione molto forte fra dollaro canadese e crude oil, proprio per questo motivo. Il Canada è un paese, uno dei paesi principali di riferimento per questa materia prima, e la sua economia è fortemente basata sulla vendita, appunto, sul mercato del petrolio, e al tempo stesso il petrolio è quotato in dollari. Petrolio quotato in dollari, e chiaramente il dollaro canadese è anch'esso rappresentante dell'economia canadese, come moneta appunto del paese, ovviamente. Adesso ho fatto questa veloce parentesi, poi magari ci torniamo dopo se ci sono anche delle domande precise, puntuali su questa correlazione. Sì, perché io su Sì. questa sul petrolio e il CAD te la farei perché Roberto scrive, nelle ultime settimane il CAD e il petrolio ha perso la stretta correlazione, fa una domanda anche molto comunque importante perché dice come si fa a prevedere, gestire e cogliere il ritorno alla normalità? È vero, guarda, lo si vede bene da questo grafico. Adesso più tempo guardiamo e più ce ne rendiamo conto, no? Per esempio, qua la salita e qui la discesa. Ah, non ho detto che la correlazione è una correlazione inversa, non l'avevo specificato. Qua siamo su dei massimi, qua siamo su dei minimi. Effettivamente, poi zoomando nell'ultimo periodo, si vede come la correlazione sia un po' saltata. Sia un po' persa. Allora, questo a mio parere è molto legato anche qua tiro in ballo sia le banche centrali, indiscutibilmente vanno tirate in ballo le banche centrali, e sia il Canada, o meglio, la banca centrale canadese. Bisogna osservare attentamente quello che fa
La banca centrale di riferimento di questo cambio qua, e quindi dobbiamo pensare alla banca americana, la Federal Reserve, perché stiamo parlando di dollari al numeratore di questo cambio, e dobbiamo pensare anche a quello che fa il Canada, la banca centrale canadese, perché abbiamo appunto il CAD al denominatore. Non solo, dobbiamo anche tenere in considerazione quello che succede al petrolio, perché in assoluto la commodity o addirittura lo strumento finanziario in generale, più legato alle dinamiche fondamentali, più legato alle dinamiche economiche, più legato alle notizie, ai tagli di produzione, a quello che succede alle riunioni dell'OPEC, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte variabili che possono andare a far saltare la correlazione inversa che c'è fra questi due strumenti e, per esempio, guardate, qua scendeva, l'uno saliva. Poi qui rimbalzo, qua discesina, ritracciamento, poi ad un certo punto effettivamente qua abbiamo un VTI in salita, dollaro, dollaro canadese anche, poi scende e anche lui scende, cioè sembra che quasi la correlazione all'improvviso non sia più inversa ma sia diretta. Allora su questo, per esempio sul ragionare su quello che fanno le banche centrali, e in questo caso ovviamente l'interesse è focalizzato sul cambio, vi faccio un esempio sull'euro-dollaro, ma lo utilizzo perché mi serve per introdurvi insomma a questo ragionare su quello che fanno le banche centrali, le loro politiche monetarie. Eccolo qua l'euro-dollaro. Allora, anche l'euro-dollaro aveva le sue correlazioni con tanti indici dirette o inverse, per esempio col DAX, col tedesco, in qualità di rappresentante della nazione più forte dell'area euro, la nazione core di riferimento dell'area euro, la Germania appunto. Poi anche una caratteristica particolare, la Germania ha una bilancia commerciale positiva, è uno di quei pochi paesi al mondo che non si cura tanto di avere una moneta debole. La guerra valutaria è vecchia come la valuta, tutti vogliono la moneta debole per favorire le proprie esportazioni verso altri paesi e quindi chiaramente aumentare il PIL. La Germania è uno di quei 3 paesi al mondo che non si cura tanto di questa cosa qua e non gliene frega niente. Tra l'altro lo sappiamo perché quando l'euro-dollaro scende sono tutti contenti, l'unica che storce un po' il naso è proprio la Germania. Detto questo, l'esempio sull'euro-dollaro per spiegarvi un po' il concetto, cerco di stringere anche di velocizzare. Dobbiamo pensare, quando si pensa all'euro-dollaro, a appunto euro, quindi Banca Centrale Europea, e dollaro, quindi Banca Centrale Federal Reserve americana. Ok? Allora, nel 2014, cosa è successo nel 2014? E poi capirete perché ho scelto questo anno. Nel 2014 c'è stato un doppio effetto sul cambio nella stessa direzione da parte di entrambe le banche centrali. Per quale motivo? Partiamo dal euro, quindi dalla BCE. Il 2014 è stato l'anno in cui ormai ad ogni riunione di politica monetaria, io me lo ricordo bene, eravamo tutti pronti con le orecchie spalancate ad ascoltare Mario Draghi che si pensava annunciasse il quantitative easing, ok? Quindi una politica monetaria espansiva, un acquisto di obbligazionario dell'area euro, acquisto di obbligazionario dell'area euro che si fa stampando moneta, stampando euro, allargando la base monetaria. Se Draghi stampa euro, se la Banca Centrale Europea stampa euro per fare il quantitative easing e allarga la base monetaria, il valore dell'euro scende e quindi scende il valore dell'euro-dollaro. Il 2014 è stato un anno in cui i mercati hanno scominciato a scontare in anticipo l'annuncio del quantitative easing da parte di Mario Draghi, perché ogni riunione che passava, se non lo annunciava nella riunione successiva, diventava ancora più probabile che lo facesse, che lo potesse fare. Lo annuncerà poi per la cronaca il 15 gennaio, giovedì 15 gennaio del 2015, quindi all'inizio dell'anno successivo. Però nel 2014 c'è stato questo effetto ribassista sull'euro-dollaro e abbiamo parlato della BCE. Parliamo del dollaro, quindi parliamo della Federal Reserve. Nel 2014, nello stesso anno,
erano già in fase di tapering. Si stava già parlando di aumento di tassi da parte della Federal Reserve. Loro il quantitative easing lo hanno fatto subito nel 2009, subito dopo la crisi. La Federal Reserve aveva il mandato per poterlo fare, la BCE no, Mario Draghi si è dovuto inventare il controllo dell'inflazione, io faccio il QE perché controllo l'inflazione, il controllo dell'inflazione è il mio mandato, così la Germania ha smesso di rompere un po' le scatole e finalmente abbiamo potuto fare questo quantitative easing con 6 anni di ritardo. Ma gli Stati Uniti l'hanno fatto 6 anni prima, nel 2009, nel 2014 l'avevano finito. Quindi c'era un effetto opposto, una politica monetaria da parte della Federal Reserve restrittiva. Stavano già parlando di aumento tassi, quindi politica monetaria restrittiva. Politica monetaria restrittiva vuol dire restrizione della base monetaria e non espansione come nel caso di BCE e di conseguenza aumento del valore del dollaro. Se aumenta il valore del dollaro, che si trova al denominatore di questo cambio, diminuisce, aumenta il dollaro, quindi vuol dire che diminuisce l'euro-dollaro. Quindi ecco che nel 2014 anche l'effetto sull'euro-dollaro da parte dell'altra banca centrale di riferimento, la Federal Reserve, era ribassista. Quindi due politiche monetarie contrapposte che entrambe hanno dato all'euro-dollaro una tendenza ribassista. E lo andiamo a vedere, eccolo qua al 2014. Guardate cosa è successo. Siamo passati da 1,40, eravamo arrivati quasi o qualcosa del genere, fino addirittura, poi è continuato questo effetto anche nel 2015, siamo andati addirittura a toccare a marzo un minimo di 1,05-1,04, qualcosa del genere. Cioè ha avuto un trend short fortissimo come non lo aveva mai avuto in tutta la sua storia. Perché l'effetto delle politiche delle due banche centrali di riferimento delle due monete erano entrambi short. Politiche monetarie contrapposte, effetto short sull'euro-dollaro. Quindi avete capito come ragionare quando si guarda un cambio? È importantissimo ormai, dal nuovo millennio in poi, soprattutto negli ultimi 10 anni, dalla crisi in poi, è importantissimo analizzare quello che la banca centrale di riferimento di quel paese, di quella moneta fa, perché l'effetto è fortissimo. Stiamo parlando di un soggetto che ha disponibilità liquida illimitata e quindi è il soggetto che ha un'influenza maggiore più di chiunque altro su quello strumento, a partire dalla moneta di riferimento. È il primo strumento sul quale ha un effetto importante, un impatto molto elevato. Quindi, tornando al rapporto fra dollaro-dollaro canadese e crude oil, il dollaro-dollaro canadese va osservato in questo senso, cioè che cosa sta facendo la Federal Reserve dollaro? Che cosa sta facendo il Canada, la banca centrale canadese, CAD, e si ragiona sul dollaro-dollaro canadese. E come vi ho detto, poi invece sul crude oil è forse uno dei pochi strumenti su cui ha senso veramente seguire con grande attenzione le notizie e diciamo, i dati economici, l'aspetto più diciamo, fondamentale, l'analisi fondamentale, perché è molto legato a questi aspetti. Ok, non so se ci sono domande su questo, non so se è chiaro, magari ci hanno risposto nel frattempo in chat. Allora, c'è una domanda di Mattia. Sì? Allora, è un po' lunga, ma te la leggo. Allora, è corretto pensare, aspetta che me la sono persa. Allora, è corretto pensare che al crescere del petrolio e quindi del CAD ci possa essere una svalutazione dello yen che importa il petrolio. Ad una svalutazione di yen può corrispondere anche una svalutazione dell'oro, confermando che la correlazione diretta tra oro e petrolio non è sempre vera. Ok, mi sono un po' perso, però credo di aver capito e rispondo sia a entrambe le domande, cioè tendenzialmente alla seconda, quindi scende yen, scende oro, tendenzialmente nel lungo periodo sì, poi ripeto che la correlazione nel brevissimo termine si può perdere.
E l'altra domanda invece era sul cade crude oil. La prima, scusami. Sì, perché è corretto pensare che al crescere del petrolio e quindi del CAD ci possa essere una svalutazione di yen, cioè quindi una sostanziale correlazione inversa tra petrolio, CAD e yen. Quindi petrolio e CAD vanno dalla stessa Quindi parte. cresce il petrolio, cresce il CAD e ovviamente scende per correlazione inversa il dollaro CAD, e quindi sale crude oil, sale CAD e scende yen. Sì, si svalutano yen. Quindi sale USD yen. Sì, già questa, allora, già questa è più articolata, eh? Già questa è più articolata perché già questa è più complicata. Sicuramente non c'è una grande correlazione. Poi attenzione, ci sono degli strumenti, dei siti, dei software che danno le correlazioni fra strumenti dell'ultimo secondo piuttosto che storiche, e ci danno una marea di dati che possiamo utilizzare e guardare. Tu vedi qualche sito in particolare, analizzi oppure... Allora, guarda, su questo, guarda, te lo invio perché adesso non ce l'ho sotto mano. C'è un sito in particolare che mi aveva segnalato e approfitto per salutarlo, Saverio Berlinzani, che molti conosceranno, è un trader sul valutario famoso quando era insomma più giovane, ha fatto anche il cambista. Un sito molto interessante dove abbiamo le correlazioni fra una marea di strumenti che mi aveva segnalato lui. Mi riprometto di segnalartelo, Giuseppe, così insieme alla registrazione del webinar lo mandiamo insomma, lo mandiamo in allegato anche il sito. Lo vado a recuperare volentieri. Ottimo, ok. Detto questo, un'altra correlazione di cui volevo parlare, che purtroppo negli ultimi anni è saltata, è la vecchia correlazione che forse i trader, diciamo vecchio stile, insomma quelli che oggi hanno un po' i capelli bianchi e hanno un po' più di anni di noi, che seguivano molto negli anni passati, ed è la cara vecchia correlazione fra mondo azionario e mondo obbligazionario. Anche qua nel vecchio millennio funzionava benissimo, cioè nei momenti in cui c'era un po' più di appetito al rischio e tutto andava bene, si facevano massimi su massimi e nuovi massimi, allora tendenzialmente si andava ad comprare maggiormente il comparto azionario, e quindi il comparto azionario tendenzialmente saliva, quello obbligazionario scendeva. Al contrario, quando insomma sui mercati si cominciavano a vedere un po' di situazioni critiche, c'era un po' di paura, i mercati scendevano, il tutto scricchiolava un po', le prese di beneficio cominciavano a diventare importanti, allora ci si spostava sul comparto obbligazionario perché reputato ovviamente più sicuro, più tranquillo, meno rischioso, chiaramente anche meno redditizio, però nei momenti insomma più critici si preferiva andare sul mondo obbligazionario, e quindi il mondo obbligazionario saliva e il mondo azionario scendeva. C'era questa bellissima correlazione inversa che funzionava molto bene. Anche qua, perché oggi questa correlazione è andata un pochettino a farsi benedire, sempre per l'effetto delle politiche monetarie delle banche centrali. Sappiamo che, vado avanti con l'esempio della Banca Centrale Europea, perché l'ho fatto per l'euro-dollaro e calza bene anche per questo esempio qua. La Banca Centrale Europea fa il quantitative easing nel 2015 e lo fa per 4 anni, poi l'ha chiuso, adesso Draghi prima di andarsene lo ha rilanciato, ha fatto una bella mossa furba prima di andarsene via in prospettiva del cambio con la Lagarde. E che cos'è il quantitative easing? Abbiamo detto che è un'azione di politica monetaria espansiva, viene stampata moneta, vengono stampati euro, con i quali poi si va ad acquistare obbligazionario dell'area euro. Con il quantitative easing la Banca Centrale Europea ha comprato l'obbligazionario dell'area euro. Se la Banca Centrale Europea, che abbiamo detto è uno di quei soggetti con disponibilità di liquidità illimitata,
e può decidere di comprarne a ritmi di 60, 80 miliardi, 30, 20, 40, come ha fatto effettivamente in questi anni, e può fare come gli pare. E chiaramente il valore dell'obbligazionario dell'area euro sale. Il valore dell'obbligazionario dell'area euro sale, non fa altro che salire continuamente, costantemente, ma l'azionario contestualmente continuerà ad avere le sue oscillazioni al rialzo e al ribasso, al ribasso e al rialzo, come ha sempre avuto. Quindi l'azionario continua nei suoi soliti movimenti, più o meno indipendentemente, non è vero, dall'azione della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Invece il comparto obbligazionario subisce fortemente l'azione della Banca Centrale Europea perché è un'azione diretta su quegli strumenti che salgono solo, l'obbligazionario sale solo, l'azionario sale, scende, scende, sale, la correlazione è sparita. La correlazione chiaramente non c'è più. Nel momento in cui anche l'azionario sale, addirittura la correlazione diventa diretta, nel momento in cui l'azionario scende, possiamo pensare che ci sia ancora correlazione inversa, ma in realtà è solo un'illusione momentanea. Io qua avevo preso il Bund per farvi vedere, insomma, come negli ultimi anni è solo salito verso nuovi massimi continuamente e costantemente. Ma potete prendere il BTP, i bonus, insomma, potete prendere quello che vi pare e vi accorgerete di questa situazione. Non è un caso che qualche mese fa un terzo dell'obbligazionario governativo europeo sia finito a tassi negativi, perché il valore nominale delle obbligazioni dell'area euro è salito talmente tanto e per correlazione inversa il rendimento associato è sceso talmente tanto da finire sotto zero. Sappiamo che ormai ta tanta parte, una bella fetta dell'obbligazionario governativo europeo è in area negativa, in territorio negativo, addirittura abbiamo toccato dei picchi al 35% o qualcosa del genere. Pensate come possono salire questi strumenti, di certo non con i nostri soldi, non siamo di certo noi retail che decidiamo di finanziare lo Stato tedesco, quello italiano, quello spagnolo, comprando obbligazionario del loro paese e pagando dei soldi. Cioè, ce lo scordiamo, non siamo matti, non penseremo mai di comprare, finanziare lo Stato italiano, tedesco, spagnolo e in cambio di non ricevere niente, anzi addirittura siamo noi a dover pagare. Va da sé che chiaramente tutto il comparto è sostenuto da, al di là della Banca Centrale Europea, anche da istituzionali che hanno chiaramente logiche dinamiche diverse e tengono in pancia questi titoli anche se il rendimento rimane negativo perché magari, vi faccio un semplicissimo esempio, le banche se lasciano i soldi depositati a Francoforte in BCE pagano lo 0,5%. Allora magari anziché lasciarli là, li pigliano, li spostano, cercano di metterli su obbligazionario dell'area euro che anche se rende negativo, magari rende lo 0,3, lo 0,2, quindi devono pagare solo lo 0,2, 0,3 anziché lo 0,5 e ci hanno comunque guadagnato. Ok? Queste sono logiche che ovviamente sono lontane da quella che può essere la nostra operatività di trader retail. Detto questo, dimmi pure Giuseppe se ci sono anche altre domande, perché poi le correlazioni è un tema veramente infinito, eh. Possiamo spaziare su tanti strumenti e parlarne per ore, ore e ore. Allora, c'è Roberto che chiedeva quali fossero gli altri due paesi che non si curano di avere la moneta debole. No, Questo. allora ho detto tre paesi così per dire pochi, era un numero a caso in realtà, non era un numero preciso. Se non sbaglio, facevi riferimento all'euro, l'area euro, no? Giusto, sulla Germania. Sì, no, in area, no, io lo dicevo in generale nel mondo, cioè tutto il mondo vuole la moneta debole. L'Italia, quando c'era la lira, lo sappiamo, c'è cioè il giochino della svalutazione della moneta. Nei momenti di difficoltà si correva a svalutare la propria moneta, svalutando la propria moneta e un cambio molto favorevole con gli altri paesi,
Questo favorisce, facilita e aumenta le esportazioni. Se aumenti le esportazioni, aumenti il tuo PIL. Ed ecco che il momento di crisi contingente era superato. Questo l'Italia lo ha fatto con la Banca d'Italia, lo ha fatto per anni. Ovviamente adesso è tutto in mano alla Banca Centrale Europea, ma Draghi stesso, ovviamente, con le azioni di politica monetaria espansiva che ha fatto a partire dal quantitative easing, ha comunque favorito una diminuzione di valore dell'euro, ma poi vediamo anche Trump, no? Quando Trump dice contro Powell, fa tutti i suoi tweet e dice: ecco, ancora una volta ha vinto la BCE, il valore dell'euro-dollaro scende e noi abbiamo la moneta forte che ci penalizza nelle esportazioni. La guerra valutaria c'è, ci sarà sempre, c'è sempre stata. Ci sono rare occasioni, rari paesi, rare situazioni, non sono tre nel mondo, ho detto un numero a caso, come la Germania, che ha delle caratteristiche economiche, una bilancia commerciale, delle situazioni particolari per cui non gli interessa più di tanto avere la moneta debole, perché è un paese che importa molto e quindi chiaramente esporta anche, però importa molto e quindi vive delle dinamiche diverse, quindi si disinteressa di questa situazione. Paesi che importano molto ed esportano poco con la Germania, se li cerchiamo nel mondo, avranno anche loro dovuti accorgimenti, magari lo stesso interesse a non avere una moneta debole. Ok, e sempre in tema di BCE, un'altra domanda è, quindi la BCE compra il debito sovrano ma incassa meno dell'erogazione del prestito alla scadenza, la via del fallimento? È un commento di Roberto. Allora, per carità, la BCE può permettersi di farlo. La via del fallimento non lo so, perché diciamo questo continuo e costante sostegno da parte delle banche centrali, non solo alla BCE, è una situazione veramente mondiale diffusa, basti pensare al Giappone, di continuo e costante sostentamento dell'economia dei paesi di riferimento potrebbe diventare una situazione non provvisoria, come si pensava sarebbe stata 10 anni fa, no? Dobbiamo contrastare la crisi, facciamo questa cosa, è una situazione provvisoria. No, piano piano si sta sempre più pensando che una situazione di questo tipo possa diventare e rimanere permanente. Parliamoci chiaro, è una droga che viene data ai mercati finanziari e se i mercati finanziari diventano dei tossicodipendenti, fai fatica a togliergliela la droga, ok? Quindi o lo fai piano piano, o lo fai con le dovute attenzioni, o lo fai gradualmente, oppure gliela lasci. E allora la situazione diventa permanente. C'è da dire che, poi qua aprirei delle parentesi sul debito che sono veramente lunghe, e infatti non lo faccio, se no facciamo notte. E quindi magari chiudiamo con la Sono due domanda di domande. Leonardo che chiede, quindi sempre collegandosi a questo ragionamento della BCE, ma anche delle altre banche centrali, nel caso di una prossima crisi economica, il quantitative easing potrebbe ancora funzionare? Cosa ne pensi? Allora, io penso che ha funzionato, non ha funzionato. Vabbè, oggi possiamo dire che siamo sui praticamente massimi annuali. Adesso prima ho preso il DAX, siamo vicinissimi ai massimi storici, quindi possiamo dire che ha funzionato. Se però diventa una situazione ordinaria e non più straordinaria, quindi se il quantitative easing è continuo e costante, sempre presente, quando arriva la crisi c'è già e o lo si aumenta di dismisura oppure serve qualcosa di nuovo per sostenere e contrastare una nuova crisi che potrà arrivare. E quindi, e qua apro un tema che non sono di certo io ad averne parlato e discusso, ma se ne parla da anni, è l'helicopter money, cioè il mettere i soldi direttamente nella tasca dei cittadini europei o di comprare direttamente le equity, le azioni. Adesso le modalità sono tante, mettere i soldi in tasca è la più estrema. Io ho fatto un calcolo durante il quantitative easing.
L'idea potrebbe essere quella di, anziché comprare ogni mese 80 miliardi, 60 miliardi, 40, 20, eccetera, di obbligazionario dell'area euro, che poi è in bolla, che poi finisce con rendimenti negativi e si creano delle distorsioni incredibili e diventa un'asset class morta per l'investitore retail, perché non ha più appeal. Allora, piuttosto, mettiamogli in tasca ai cittadini dell'Unione Europea, e questa è una situazione estrema, mi permetto di dirlo perché non sono il presidente di BCE, ma sono Nicola Para, un pinco pallino qualunque che vive in Italia. Mettiamoli in tasca ai cittadini dell'area euro, dell'Unione Europea, con obbligo di spesa. Quindi io te li metto in tasca, ma tu sei costretto a spenderli. Se sei costretto a spenderli, io cosa faccio? Vado a... Penso, no? Ipotizzo di riuscire a aumentare i consumi. Se aumento i consumi, aumento il PIL. Non è così matematico, perché magari una persona potrebbe usare i soldi che BCE gli mette in tasca anziché quelli che guadagna di stipendio per consumare, quindi non aumenta i consumi, ma aumenta i risparmi. Questo è tipico poi della cultura italiana, siamo di cultura grandi risparmiatori, quindi il rischio è quello che con questa azione non aumenti i consumi, ma aumenti solo i risparmi, però ci possiamo provare ed è una situazione veramente estrema che a mali estremi dovessero arrivare estremi rimedi. Sono d'accordo però, perché questo comunque diminuirebbe un po' il gap che si ha tra ricchi e poveri, proprio perché comunque le politiche monetarie sicuramente messe in atto hanno comunque fatto bene sia ai mercati finanziari, però forse meno all'economia reale, e poi raggiungerebbe anche forse il famoso target dell'inflazione che la BCE si era dato sul 2%. E poi Alessandro diceva perché dovrebbe arrivare una crisi finanziaria se tutte le banche centrali sono pronte a intervenire nel giro di poche ore per evitare qualsiasi cosa? Ma guarda, nessuno è Nostradamus, quindi facciamo fatica a prevedere una crisi se non seguendo i classici indicatori anticipatori di una possibile recessione. Io vedo da anni sui mercati reali, non finanziari, economia reale, mondiale, una situazione sostanzialmente di stagnazione. L'Italia è un esempio di questa stagnazione, poi tutto è riflesso nel FTSE MIB, che è da 12.000 a 24.000 punti da 10 anni in trading range eterno, rispecchia insomma questa stagnazione che va avanti da anni. L'America stessa, il paese più potente, poi vabbè c'è la Cina, eccetera, però insomma uno dei più potenti del mondo, ha rivisto livelli di disoccupazione pre-crisi. Ha rivisto sicuramente livelli di inflazione pre-crisi, però per esempio non ha rivisto livelli di anche di PIL, ha rivisto livelli di PIL pre-crisi, però per esempio non ha rivisto livelli di salari medi pre-crisi, cioè i salari sono fermi da anni, erano diminuiti inizialmente addirittura con la crisi, i salari sono l'unico e l'ultimo forse dei valori economici più importanti a cui bisogna guardare, che l'America non è riuscita a riportare, insomma, su un trend positivo a livelli adeguati, anche poi all'inflazione che c'è stata in questi ultimi 10 anni. Se i salari rimangono uguali, però l'inflazione aumenta, non devo dirlo io, non devo spiegarlo io, il potere d'acquisto dei cittadini diminuisce. Quindi io più che crisi vedo magari un mondo che va incontro ad una stagnazione continua e costante, con piccoli momenti brevissimi di gloria e magari delle micro recessioni altrettanto brevi. Però, insomma, chi vivrà vedrà, non sono Nostradamus e ci adegueremo a quello che sarà. Perfetto, sono d'accordo Nicola, perché comunque sì, sulla qualità del lavoro e dei salari siamo rimasti un po' fermi, anche se poi magari i livelli di disoccupazione sono stati i target sulla disoccupazione bassa negli Stati Uniti è stata raggiunta. Allora, io direi, ci sono, forse c'è ancora qualche domanda, sempre su questo argomento che comunque so che è molto interessante, però credo che un po' andiamo fuori dall'argomento delle correlazioni, quindi io direi che magari
Ce lo lasciamo questo discorso per qualche altro webinar, magari in futuro organizzeremo qualcosa del genere perché è sicuramente qualcosa di molto interessante. Nicola, se sei d'accordo io direi di chiudere. Sì, guarda, Perfetto, ci vediamo poi. lascio i miei contatti come sempre, sono qua in sovrimpressione, quindi si possono vedere, Nicola Paratrading, chiocciola@gmail.com è la mail, Nicola Paratrading è il nome dei miei canali gratuiti, YouTube, Telegram, Facebook. Come sempre, se siete clienti Tikmil o se diventerete clienti Tikmil, avete uno sconto del 25 o 33% sul corso, sul mio protocollo operativo, che magari riuscirete a vedere, a carpire meglio nel prossimo webinar del lunedì 9 dicembre alle 11, nel quale ovviamente traderò appunto secondo le logiche del mio protocollo operativo. Perfetto. E poi se siete a Milano mercoledì veniteci a trovare perché saremo all'ETF di Milano al Palazzo delle Stelline. Allora, grazie a tutti e vi auguro una buona serata.